Mi dispiace tanto per Dorothy Walton. Era una donna coi fiocchi. Ti ringrazio, Al. Chissà quanto gli fa piacere. Quello che voglio dire è che papà sarà deluso da qualsiasi cosa noi facciamo. È inevitabile. Ecco perché non lo invitiamo più per il ringraziamento. Una volta litiga per il motore della barca, un'altra volta per il pappagallino, c'è sempre qualcosa. Che facciamo con lui? Tu non credi che si metterà nei guai vivendo da solo in quel vecchio quartiere? Fallo trasferire da te. Spesso la morte è un'occasione amara e dolce per noi cattolici. Amara nel dolore, dolce nella salvazione. Amara nel dolore che causa al defunto e alla famiglia. Dolce a chi di noi è consapevole della salvazione a venire. E qualcuno potrebbe chiedere: cos'è la morte? È la fine? O è il principio? E cos'è la vita? Cos'è questa cosa che chiamiamo vita? Tutte queste domande possono deprimerci in momenti come questo. Ed ecco perché dovete rivolgervi al Signore. Gesù. Perché il Signore è la dolcezza. Platone, compagnia E, 2 marzo 1952, Corea. Dov'è la Corea? Sono venuti in parecchi per la veglia, eh? Certo, avranno saputo che c'era parecchio da mangiare. Vado di sotto a prendere delle altre sedie. Posso andarci io, papà? No, servono subito, mica tra un anno. Ehi, ho trovato una medaglia, guardate! Quanto tempo ancora dovremo restare? In questo ghetto non mi prende nemmeno il cellulare. Che palle. Ashley, tesoro, aiuta nonna Walter con quelle sedie. Io? Sì, tu. Vada, aiutalo, su. Nonno Walter, vuoi che ti dia una mano con quelle sedie? No, magari ti sei appena laccato le unghie. Quanti topi di fogna possono starci in una stanza?
Nonno, quando l'hai presa quest'auto d'epoca? Nel 1972. Non sapevo che avessi un'auto così figa. Ah. Sta qui dentro da prima che tu nascessi. E che cosa ci farai quando muori? E anche con quel fichissimo divano storico che hai nella tua tana, perché io l'anno prossimo vado al college e quello starebbe un casino bene nella mia cameretta, che quanto a mobili io sto a zero. Chi sei? Salve, sono... Che vuoi? Abito qui a casa. Coraggio, Sputer Rosa. Io, dimmi che cosa vuoi. Ha dei cavetti da batteria. La macchina di mio zio è vecchia. No, non abbiamo cavetti da batteria. E mostro un po' di rispetto, Muso Giallo. Siamo in lutto qui. Come te la passi, Walt? Mr. Kowalski. Eh? Mr. Kowalski, è questo il mio nome. D'accordo, Mr. Kowalski. Sua moglie e io eravamo amici negli ultimi tempi. Prima di morire mi ha chiesto di vigilare su di lei. Le ho detto che io vigilo su tutto il mio gregge, ma lei mi ha fatto promettere di fare extra attenzione a lei. Senta, io apprezzo le gentilezze che ha avuto per mia moglie, ma ora che ha fatto il predicozzo, perché non va a pascolare le altre pecorelle? Ok? Dorothy ha espresso in particolare il desiderio che lei venisse a confessarsi. Non se la ricordava neanche la sua ultima volta. Sul serio? Sul serio. Beh, io le confesso che non sono mai stato un ardente baciapile. Venivo in chiesa per far piacere a Dorothy. E confesso che non ho nessun desiderio di confessarmi con un giovanotto appena uscito dal seminario. Penso io. Ti aiuterei volentieri, papà, ma devo riportare i ragazzi a casa. Si stanno innervosendo. Va bene. Vai, vai. Ti chiamo presto per sentire come stai. D'accordo. Ti fa schifo un'auto americana? Visto come ha guardato il fuoristrada? Sono tutte trappole le macchine giapponesi per lui. Neanche al funerale della mamma si rilassa. Beh, almeno non ti ha aggredito stavolta. Ma hai visto che occhiata? Ma che ti aspetti, Mitch? Ha lavorato in una fabbrica Ford per anni e anni. Probabilmente è tutta colpa mia. Adesso guida e piantala, ok? Ragazzi, volete sentire la radio? Sì, un po' di musica, sì, magari? Bene. Maledetti barbari.